Il nostro percorso all'interno di Progetto Fuoco 2014 entra nel mondo delle stufe a pellet e quindi non può non incontrare la Flumel Fire, che dal 1974 realizza stufe a pellet per un mercato in continua evoluzione. Io sono con la responsabile marketing, che è Paola Buonis. L'azienda nasce grazie a mio padre, che appunto l'ha fondata. Nel tempo abbiamo fatto diversi lavori, ecco, conto terzismo, abbiamo lavorato per altre aziende e poi all'incirca 10 anni fa abbiamo deciso che potevamo dire qualcosa di più e abbiamo incominciato a lavorare e a proporre il nostro prodotto all'interno sicuramente dell'Italia, ma oltretutto cercando di esportare in Europa e cercando di conquistare sempre di più nuovi mercati. Quali sono state le caratteristiche che ne hanno determinato il successo e quali ancora oggi quelle che ne determinano il mantenimento di posizionamento? Allora, diciamo che le caratteristiche sono l'alta attenzione alla qualità e ai rendimenti dei nostri prodotti e lo studio che si pone sullo sviluppo del design. Quest'anno ci presentiamo con una stufa che appunto l'abbiamo chiamata vintage e cerchiamo di studiare quelle linee che possano essere interessanti soprattutto per il prodotto classico e di alta qualità, ecco. Caratteristica principale, io vedo fondamentale il rendimento appunto del nostro prodotto. Cerchiamo sempre di sviluppare un prodotto che raggiunga almeno il 90% del rendimento e in molti casi riusciamo anche a superare questo 90% arrivando addirittura a 93%. Sicuramente noi lavoriamo per la qualità del prodotto, qualità e rendimenti. Sono con Giuseppe Buonis, oltre che amministratore della Flumel Fire, anche responsabile tecnico e commerciale dell'azienda. Quali sono state le introduzioni e i brevetti di cui fate vessillo? I due brevetti che abbiamo appunto brevettato già nel 2006 sono due brevetti molto particolari rispetto a quello che è la concorrenza. Uno è l'autoclean, la chiamiamo così, in quanto abbiamo un braciere dove c'è un pettine che ogni 15 minuti, 12 minuti, dipende un po' dalla stufa, passa e pulisce appunto la gratta del braciere. Quindi abbiamo una stufa che effettivamente, rispetto paragonata, okay, a molti dei nostri concorrenti, non necessita di essere pulita ogni giorno. E altro brevetto che abbiamo fatto sempre nel 2006 è una doppia porta, quindi la nostra porta monta un telaio interno, okay, che scorre su molle, quindi aderisce sempre perfettamente la guarnizione della porta a quello che è la camera della stufa. E allo stesso tempo l'esterno della porta è freddo e non è appunto caldo, quindi è una sicurezza nei confronti dei bambini. Per quanto riguarda la commercializzazione, quindi la vendita del nostro prodotto, diciamo un 3-4 anni fa ci siamo spinti molto verso l'estero perché è un mercato di fatto che si sta aprendo nei paesi europei quali può essere il Belgio, la Francia, la Germania, un po' tutti negli ultimi anni. Questo è un settore dove un po' in tutti i mercati esteri si sta aprendo e quindi si sta vendendo. Siamo presenti in Italia, un po' in tutte le regioni e stiamo cercando anche dei collaboratori, quindi degli agenti e dei rivenditori in ogni regione d'Italia. Flumel Fire, diciamo, è un marchio nato in seguito. La nostra azienda storica è la costruzioni meccaniche e poi abbiamo deciso di mettere nel mercato appunto queste stufe a pellet con il marchio nostro, Flumel Fire. Noi facciamo di fatto tutto internamente, quindi partiamo dal taglio delle lamiere, dalla piegatura, andiamo alla piegatura, poi alla saldatura e all'assemaggio finale.
tempi di consegna velocissimi, nel senso che abbiamo il nostro magazzino, abbiamo il nostro stock, assistenza bene o male radicata un po' in tutto il territorio. Uno dei principali motivi è un prodotto, a mio avviso, e lo dico con convinzione netta, appunto è un prodotto di qualità medio-alta. www.flumenfire.com